Allora, il medico in un secondo è in grado di dire se in un soggetto esiste o non esiste la costituzione diabetica. In poche parole, se esistono dei rimodellamenti patologici del microcircolo e a livello delle isole di Langerhans. La procedura è questa. Il paziente tiene un dito sopra la proiezione dello stomaco tenendo fermo il tamburo del fonendoscopio. Tienilo bene fermo, così. Il medico dall'esterno verso il tamburo dello stomaco percuote delicatamente fino a sentire un suono ipofonetico che è il margine dello stomaco. A questo punto stimola il sesto dermatomero toracico, praticamente la cute, sotto le costole, lungo le emicraveali. Con un pizzicotto intenso, per motivi di realtà non locale, stimola intensamente. Se simultaneamente lo stomaco sta fermo, se manca il riflesso gastrico specifico, come in questo caso, non c'è costituzione diabetica. Comparirà il riflesso dopo esattamente 16 secondi dall'inizio dello stimolo, perché? Ecco qui, il riflesso è comparso adesso, perché lo stimolo intenso attiva il parenchima, ma simultaneamente attiva anche il microcircolo delle isole di Langerhans. Simultaneamente arriva una quantità doppia di materia, informazione e energia, cioè di sangue. Vengono spazzati via i protoni, gli idrogenioni, non c'è acidità, non c'è riflesso. Solamente dopo 16 secondi e non 8, come accade quando noi stimoliamo debolmente, compare l'acidosi e allora compare il riflesso, come nel test delle due pressioni, come nel test del test o manovra del precondizionamento. Quindi segno di siniscalchi per accertare o escludere la costituzione diabetica consiste nella ricercare il riflesso gastrico specifico mentre si stimola intensamente il sesto dermatomero sotto la costola. Se non compare il riflesso non c'è costituzione diabetica. Ecco, ci interrompiamo.